Salve a tutti da iPhone Assist. Abbiamo qui un iPhone da rimontare. Abbiamo smontato la scheda madre, mainboard. Abbiamo sostituito la fotocamera 3GS, quindi questa da 3 megapixel. Adesso dobbiamo rimontarlo. Come si fa? Allora, bisogna fare attenzione che questa scheda madre scivoli piano piano fino ad andare sotto questa parte, ve la mostro qui, del tasto d'accensione, e anche sotto questi altri cavi, il numero 5 e il numero 6. Bisogna con il giravite spostare il cavo numero 4 che tende ad andare sotto, e anche il cavo numero 7, come vedete, e poi piano piano lo bandiamo, facciamo scivolare la mainboard nella sua sede. Quando è che la mainboard è posizionata nel modo giusto? Quando, chiaramente, dicevo, questa parte va sotto il tasto di accensione. E quando poi soprattutto queste parti delle viti, queste tre viti, anzi queste quattro viti della destra e queste tre della sinistra, vedete che combaciano. Quando vedete che combaciano si può cominciare a ricomporre il nostro iPhone 3G. Prima di tutto mettiamo a posto la fotocamera, si porta nella sua posizione, inserendola nel suo buco e si prende il supporto che serve a mantenerlo nella sua sede. Prima si prende il supporto e si mette nella posizione che gli compete. Non è che ci voglia tanto andare di sua spontanea volontà, ce lo dovete portare voi. Eccolo qui. E poi lo fissate con la vite che è propria, la inserite dentro e la avvitate. In questo modo la fotocamera ha il suo supporto che la mantiene premuta giù. Poi potete controllare da qui, da quest'altro lato, se la fotocamera è posizionata bene. Consiglio sempre di dare una pulita al vetro prima, perché se ci va la polvere o qualsiasi altra cosa, poi è brutto che avete rimontato la fotocamera e il vetro è sporco. Dovete controllare con la slitta portasim che avete fatto bene. Basta che la slitta entra ed esce liberamente, vuol dire che l'avete rimontato bene. Se questa chiaramente fa forza, trova degli ostacoli, vuol dire che questa parte non è stata montata bene. Possiamo quindi rimontare adesso le quattro viti del lato destro e le tre viti del lato sinistro. Sono tutte uguali. Oh, mi raccomando, quelle viti che sono facili da perdersi, in caso dovete comprare questo tubetto che contiene tutte le viti per il rimontaggio e smontaggio dell'iPhone. Costa una stupidaggine, ci vuole più tempo a farle venire dall'estero in Italia che a rimontarle. Adesso quindi andiamo a montare prima le quattro viti da questo lato. Oh, ce n'è una sola che è particolare, quella che stava in fondo a tutto qui, dove è scritto Do Not Remove, e la vedete anche dal fatto che ci rimane un po' di etichetta, è un po' più lunga. Quella la dovete mettere al posto dove stava. Le altre possono andare invece ad occupare gli altri spazi. Allora, io ho messo questa, quella di Do Not Remove è questa qui, che è un po' più lunga e anche un po' più sporca. E sta sotto l'attacco numero 7 per il 3GS, oppure se non è 3GS non c'è questo numero 7, quindi sta da solo. Andiamo a mettere poi la terza vite, sta qui. Questa regge la parte mediana della scheda madre e mettiamo poi l'ultima vite dalla parte destra, la quarta qui, accanto ai connettori. Passiamo al lato sinistro, ci sono tre viti da rimontare. Mettiamo prima la prima in alto, qui su, ve lo faccio vedere meglio. Mettiamo la prima qui su, accanto al tasto numero 6 dell'antenna. Bene, adesso passiamo alla parte mediana, cioè in mezzo, qui, vedete? Questa sostiene l'antenna da questa parte, infine l'ultima in fondo, vicino al connettore numero 4. Faccio notare che qui sul lato destro, questo aggeggetto che vedete, questo qui, non so se si vede bene, questo è il vibratore. In caso che non vibra più o non funziona, bisogna sostituirlo. Ci sono due viti da smontare qui, questo è molto semplice da togliere. Si ricompra, non costa nemmeno tanto e si sostituisce. Poi cos'altro? Dunque, adesso bisogna rimontarlo, rimontare la scheda, fare
facendo l'inverso, cioè i numeri vanno messi dal più alto al più basso. Quindi prima andiamo a collegare il numero 7, che vi dicevo è il GPS, e lo facciamo quindi entrare nel suo posto, eccolo qua. Si vede che è stato messo bene se rimane fissato sopra questo suo punto. Quindi passiamo al numero 6, che è l'antenna GPS, l'antenna Wi-Fi GPS, quella del segnale, insomma. La mettiamo qui al suo posto, ecco qua. Passiamo al connettore numero 5, eccolo qua, è sistemato nel suo posto. E passiamo all'ultimo, al connettore numero 4, che è quello che permette la ricarica attraverso la dock, no? La parte dock. Abbiamo quindi messo a posto tutte quante le viti, anche tutti i connettori. Mancano chiaramente da sistemare il numero 3, il numero 2 e il numero 1, cioè quelli che portano sul nostro iPhone tutta la parte dello schermo LCD, la parte audio e il bottone home, no? Bene, come si fa? Si tiene in questa posizione l'iPhone, mi avvicino un pochettino così potete vedere meglio. Allora, ecco qua, così si dovrebbe vedere un po' meglio. Allora, mettiamo in questa posizione l'iPhone e questa posizione l'altra parte. Bisogna prendere un giravite spaccato, prendere il numero 3 e farlo scivolare piano piano qui sotto la parte bianca. Quando vedete che entra, allora si può chiudere la parte in plastica. Deve entrare tutto dentro. Ecco, adesso non si vede benissimo, comunque entra tutto dentro. Io vado a chiudere la parte. Beh, in questo caso è nero, di solito questo pezzo di plastica, questa levetta è bianca. Allora, quindi ho messo il numero 3, vado a ricomporre anche il numero 2. Il numero 2 vi ricordo che è il touch, il numero 3 invece è la parte audio. Infine rimetto a posto anche il numero 1, che è la parte dello schermo LCD. Se non rimetto a posto bene questo, quando accendo il mio iPhone non vedo niente sullo schermo. Ho messo tutto quanto a posto. A questo punto, piano piano, se no questo numero 1 è facilissimo che si toglie, piano piano vado a chiudere lo schermo, piano piano così, lo metto prima qui bene, vedo che non si è scollegato nulla, e poi premo qui in modo che rientri nella sua sede. Ecco, vedete, è rientrato. Prima di evitare le ultime due viti che sono rimaste, cioè quelle qui in fondo, proviamo se si accende. Ecco, è comparsa la mela, quindi l'LCD è a posto e tutto il resto. Possiamo mettere anche le ultime due viti. Bene, non fate come me, eh? È caduta una vite, si raccoglie. Chi semina raccoglie. Allora, questa vite la possiamo richiudere e poi chiuderemo anche l'altra. E abbiamo così ricomposto tutto quanto il nostro iPhone 3GS. Buona avventura!